finalmente dato forma a un impegno che c'era, ma che non aveva, diciamo così, un avallo istituzionale pieno. Ora ce l'ha, è una dichiarazione di intenti che si basa su tre aspetti fondamentali. Il primo è quello di contaminare più famiglie possibili di Arezzo perché possano anche loro fare un percorso dedicato all'affidamento. Ci sono tanti minori in difficoltà, non solo stranieri, anche italiani, con delle famiglie alle spalle difficili, possono avere bisogno di un momento di accoglienza che può essere breve o lungo, ed è un esempio di grande comunità quello di mettersi a disposizione nel limite del possibile. Quindi contaminare quante più famiglie aretine possibili. La seconda è quella di avviare un ragionamento con la scuola, perché sappiamo, non ad Arezzo, ma in generale, che la capacità, la possibilità, le modalità di accoglienza dei bambini, dei ragazzi affidati o adottati nella scuola è molto complessa, sia da un punto di vista di dinamiche dentro la classe che da un punto di vista proprio didattico, lingua nuova, luoghi nuovi, quindi c'è bisogno di un percorso di accompagnamento professionale particolare, non c'è solo l'integrazione degli immigrati, c'è anche l'integrazione dei bambini affidati o adottati. E la terza questione invece, quella che mi sta molto a cuore, è di mettere in moto un'attenzione forte nei confronti di quei minori, e ce ne sono anche ad Arezzo, che sono considerati dai loro genitori purtroppo un'assicurazione sulla vita per permanere nei centri di accoglienza. Abbiamo troppe famiglie ancora che utilizzano i loro figli per avere aiuti da parte della comunità. Noi vogliamo aiutare quei ragazzi, ma vogliamo dare a quei genitori la responsabilità di fare diversamente. È previsto 2 anni con degli step, diciamo così, di valutazione trimestrali, quadrimestrali, adesso questo vediamo, su progetti precisi. La valutazione è un elemento fondamentale, non ci si possono fare gli accordi senza poi valutarli nel merito. Quindi è evidente che 2 anni di tempo, ma in realtà 1 anno più 1 anno, e all'interno dell'anno dei mesi di lavoro per approfondire e affrontare alcune tematiche. La prima iniziativa sarà il 15 di gennaio, quando verrà dedicato un seminario molto attento al rapporto tra la scuola e i ragazzi affidati o adottati, per capire come fare della scuola un luogo di accoglienza sempre più capace, sempre più disponibile. La scuola aretina è sicuramente sensibile, abbiamo bisogno di fare un passo in più. Da oggi Arezzo, questo lo dico con orgoglio, è una città pilota sul grande mondo degli affidi e quindi dei minori.